Ragazze e ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qua per andare a preparare una ricetta insieme. Oggi finalmente andiamo a riutilizzare la nostra pasta maker. Invece di andare a fare la pasta, invece di andare a fare i biscotti, che sono le uniche cose che mi ho fatto vedere fino ad ora, oggi andremo a fare i tarallini. Tarallini al rosmarino. Come sapete, molti lo sanno, forse qualcuno del nord no, ma ormai lo sappiamo in tutta Italia, i tarallini è una cosa stuzzicante, la chiamo così io, della Puglia. Sono dei tarallini, diciamo, si possono usare come antipasti, come sostitutivo anche del pane in tavola, perché no? Però soprattutto per antipasti, li trovi al bar, pure a casa si stuzzicano così nella merenda. Ovviamente preparatene pochi, metteteli via prima di cominciare, perché sono uno tira l'altro. Quindi vi fregano sulla linea, eh? Quindi io ne tiro fuori 3 o 4, poi gli altri subito li vado a mettere via, 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 subito, subito. Se no, ovviamente, sono uno tira l'altro e non ci fermiamo più. E poi sono l'ammazzata con la bilancia. Sono molto buoni. Io già li facevo in casa con Monsieur Cuisine e la cottura in friggitrice ad aria. Ho fatto anche la versione, oltre alla versione veloce, quella che li cuoce direttamente, ho fatto anche quella classica, prima la bollitura e poi l'asciugatura e poi la cottura in friggitrice. Queste versioni li trovate in playlist, sezione. No, ci deve essere la cartella dei tarallini. Adesso non mi ricordo il nome della cartella, però. Si vede perché ci si vede proprio l'immagine dei tarallini. Nelle playlist c'è la cartella, lì trovate un paio di versioni, sia quelle veloci, sia quelle, come ho detto, classiche, e poi qualcun'altra diversa con spezie diverse. Oggi andremo a fare semplicemente, stavolta con la pasta maker, tarallini al rosmarino. Cercheremo di farli piccolini, non li ho mai fatti nella pasta maker, io di solito li facevo tranquillamente a mano, e andiamo a provare e vediamo cosa succede. Andremo a utilizzare la trafila pom dei grissini, utilizzeremo quella perché è bella grande, taglieremo belli lunghi, poi piano piano andremo a fare tutti i nostri vari tarallini, che io poi li ho sempre fatti come vengono vengono, non sto lì a farli tutti identici, ve lo dico già subito, a me piace come vengono vengono, proprio alla cosa fatta in casa. Perché se una cosa non è fatta in casa, sappiamo, sono tutti perfetti. Invece cose fatte in casa sono belle perché non sono tutti perfetti. Gli ingredienti sono i seguenti, speriamo che vadano bene, perché come vi ho detto non l'ho mai fatta nella pasta maker, quindi auguriamoci che l'idratazione sia corretta. 120 g di vino bianco, grammi, 2 cucchiaini di sale, perché ovviamente deve essere salati. 350 g di farina zero, io non ho messo la semola, quindi speriamo di riuscire a combinare qualcosa, se no andremo a vedere. 80 g di olio, ovviamente oliva pugliese. Chi non ha il pugliese perché non si trova in Puglia, va bene qualsiasi tipo di olio di oliva, Evo, non c'è nessun tipo di problema, non siamo così fiscali. E poi rosmarino essiccato, in questo caso ci vanno le spezie essiccate perché non possiamo andare a metterle fresche perché è un problemino, eh? Quindi rosmarino essiccato, io direi, io vado a occhio, andremo a occhio, io direi di partire con 2 cucchiaini, poi dopo andremo a vedere se è sufficiente, eh? Detto questo, ora cambio postazione e andiamo a cominciare la nostra ricetta. Eccoci qua, questa è la nostra trafila. Abbiamo inserito già la farina. Dopo la farina andiamo ad aggiungere il rosmarino. Io adesso lo apro perché è quasi finito, poi andiamo a aprire l'altro se ce n'è bisogno e vediamo se riusciamo a farne venire 2 cucchiaini. Io direi 2, secondo me dovrebbero andare bene. Ma mettiamo un altro, facciamo 3, alle facciamo 3 cucchiaini e non ne parliamo più. Ho 3 cucchiaini, eh. È rimasto appena appena. Mettiamo 2 di sale, quello era scarso, questo lo facciamo colmo. Correggiamo la ricetta, scriviamo 3 di rosmarino. Così poi io vi scrivo tutte le dosi corrette. Andiamo a chiudere il nostro coperchio. Dice 150 ml di liquidi. Noi invece abbiamo detto 100. Ve l'ho detto, vero, gli ingredienti? Mi sembra di sì. Sì, ve l'ho detto, ve l'ho detto.
Allora, io ho messo 120 di vino e 80 ml di olio per un totale di 200 grammi di liquidi. Vabbè, lui parla in ml. ml 150. Andiamo a controllare il nostro misurino. Che cosa dice? Dice 200. Vabbè. Ora facciamo partire la nostra macchina. Clicchiamo play. Li mischiate insieme l'olio con il vino e piano piano cerchiamo di farlo andare giù. Eccoci qua, olio e vino messo insieme. Mettiamo, facciamo sempre avanti e indietro come vi ho insegnato. Per il resto gli ingredienti direi che li abbiamo messi tutti, giusto? Tanto quelli sono rosmarino. Semmai vediamo se ci fermiamo prima, se vediamo l'impasto. Vediamo un attimino. Questa è la ricetta uguale a come la faccio con Monsuère, eh? Non ho modificato, quindi voglio vedere, ma no, ce ne vuole ancora. Ora vediamo, facciamo lavorare un pochino. Io direi che secondo me ci può andare tutto, ce n'è ancora abbastanza qua però, eh. Controllate un pochino, se volete fare delle ricette vostre, vi regolate un attimino, vedete un attimino l'impasto come viene, eh? Quando siete verso la fine aggiungete un po' di goccia alla volta, controllando, stando attenti ovviamente al tempo di non andarlo a esaurire tutto, per non andare a fare l'impasto per una seconda volta, perché questi non hanno bisogno di un secondo giro di impasto. Ora vediamo, al massimo ci correggiamo se abbiamo combinato dei guai. Io direi che ormai ci siamo con l'idratazione. Andiamo. Sembra a posto, eh? Quando vedete l'impasto che lavora bene, macchia dove devi andare? Lavora bene e si ottiene quasi un composto lavorabile anche a mani nude, senza, non è farinoso in pratica. Io direi di lasciarlo, tengo indietro questi qua che saranno. Cioè, sarà un cucchiaio, mica di più. Poi se hai bisogno lo aggiungiamo dopo. Al massimo io vi tengo indietro 10 grammi di vino e 10 grammi di olio, che saranno due cucchiai. Ora guardiamo quando esce, come vengono e ci regoliamo. Nel frattempo vado a preparare la teglia dove andremo a posizionare i nostri tarallini. Eccomi qua e vediamo se i nostri liquidi sono ok. Guardate come vengono fuori. I primi semmai li rimettiamo dentro perché abbiamo fatto solo un impasto e non abbiamo fatto due impasti. Quindi li facciamo venire fuori. Però vedete, stendono a rompersi, quindi io un altro po' di liquido ce lo andrei a mettere. Facciamo pausa. Ora li inseriamo dentro, andiamo a vedere gli altri come vengono fuori, eh? Altrimenti facciamo fare un altro giro di impastare con il resto dei liquidi. Perché come vedete si può lavorare anche a mano. Quindi voi questo impasto, se non avete la macchina, non vi preoccupate, fate lo stesso impasto a mano e ve li tirate a mano. Ora proviamo, facciamo uscire un altro pochino e decidiamo cosa fare. Il bello del video così, così vedete che si può imparare insieme. Senza portarvi le ricette già tutte perfette. Vediamo un attimino come va. Se va meglio. Sì, va molto meglio. No, allora va bene. Ma vi tagliate e mettete la pausa. Io farò così, un po' per volta. Vi distendiamo qua. Per non andare a tirare fuori l'essiccatore, io farò semplicemente così. Prendete una teglia antiaderente, se sono di quelle che tendono ad attaccarsi, mettete 2 o 3 puff di olio e spennellate, oppure lo staccateglie come sapete c'è nel canale, nella cartella playlist in sezione Monsieur Cuisine. Allora, io farei così, ne tiriamo fuori un po', inutile farne uscire tutti se no si vanno a seccare, andiamo a fare la forma del nostro tarallino. E poi li andiamo a posizionare nella nostra teglia. Lì.
Facciamo direttamente la forma del tarallino e lo andiamo a tagliare in questo modo. Vedete? Tarallino e lo posizioniamo nella teglia. Quello che rimane che sono piccolini, poi ovviamente li andiamo a ributtare all'interno per fare rimpastare, diciamo, rimpastare e di rifare nuovamente l'estrusione. Ecco qua, li lavorate, li maneggiate un attimino. Poi le misure le decidete voi, potete fare quelli più piccoli, potete fare quelli più grandi, decidete poi un attimino voi come farli. Ecco qua. Ok? Ora li facciamo uscire tutti e formiamo tutti i nostri tarallini. Appena la teglia è pronta, io torno qua che vi dico come procediamo con la cottura. Il nostro primo vassoio è pronto e ora vado a cuocere. Vado a preriscaldare la Camdon con il suo programma automatico di preriscaldamento. Poi li vado a inserire al piano centrale al massimo della potenza. Chi ha la friggitrice a 200 gradi userà 200 gradi, chi ha 220 userà 220, chi ha 230 usa 230, finché non li vedete cotti. Ovviamente chi ha la friggitrice con una resistenza non userà il piano centrale, ma utilizzerà il piano basso. Questo vale anche per le resistenze, anche per le friggitrici a cassetto, utilizzate il massimo della potenza oppure fate 190 gradi e poi gli ultimi minuti passate a 200 per una bella doratura del nostro tarallino. Quando sono pronti, vi dirò le tempistiche. Allora, ci sono venute due cotture perché ho fatto due teglie da 30x30, con la seconda non era piena, ma quasi, e entrambe le cotture 230 gradi, piano centrale 10 minuti. Ora vedete voi se vi serve qualche minuto in meno o qualche minuto in più controllando spesso. Io il tarallino ho fatto la cottura così, vedete, dorato, senza girare, senza niente, lui è venuto perfetto. Sono venuti tutti cotti, saranno, non li ho contati, un 50 pezzi, dipende poi anche come li fate grossi. Due cotture, poi li ho messi tutti insieme qua per farveli vedere. Vedete, sono cotti perfetti da un lato, dall'altro, senza andarli a girare in cottura. Loro cuociono perfettamente, ovviamente avendo due resistenze. Vedete un attimino voi, nelle friggi a una resistenza, se vi serve andarli a girare o meno. Vedete un attimino, ovviamente dovete controllare. Ora ne andiamo a assaggiare uno. Prendiamo uno qualsiasi e andiamo a sentire come sono. Allora, friabilissimi, si sciolgono in bocca. La dose del rosmarino 3 cucchiaini va bene. Se lo volete sentire più forte, aggiungetene un altro. Per me va bene, perché non deve essere troppo forte, non deve rovinare ovviamente il tarallino. Si deve sentire, ma non eccessivamente. Se vi piace più forte, andate ad aggiungere. Allora, lui alla fine ho messo dentro tutti i liquidi. Ho fermato, ho rimesso tutto dentro. Scusate un attimo, ho fatto rimpastare tutto e ho aggiunto il resto dei liquidi. L'impasto viene molto idratato. Devo io aprire la macchina a spostare l'impasto avanti, però viene meglio perché i filoncini, diciamo, di impasto vengono molto bene. Poi vedete voi se volete tenere da parte quei 20 grammi, 10 grammi di olio, 10 grammi di vino, li volete tenere da parte, oppure se volete inserire tutto anche voi, come ho fatto io, e poi mani a mano andate ad aprire la macchina e tirate avanti l'impasto, perché ovviamente essendo bello idratato non riesce a portarlo dentro per farlo poi estrudere, diciamo. Vedete un attimino voi come fare, io ho preferito farlo così e sono venuti veramente buoni, si sciolgono in bocca, sono veramente eccezionali. Allora, io vi lascio scritto sotto gli ingredienti, i tempi di cottura che ho utilizzato io, più o meno quelli che dovrete utilizzare voi, più o meno, poi vi regolate voi, perché le macchine sono tante, non posso azzeccarli tutti, ci vuole intuito e ci vuole occhio, andare a controllare. Poi trovate sotto i miei canali, potete seguire, contattare, iscrivervi. Vi ricordo che sotto, oltre il canale della friggitrice d'aria e il link della friggitrice d'aria, scusate, e il link della pentola a pressione elettrica, abbiamo anche il link di un gruppo unico di Monster Cuisine e Pastamacher. Vi aspettiamo, noi siamo in tanti, vi aspettiamo, in tanti, pochetti ancora, però sta crescendo, vi aspettiamo e perché no, ci dividiamo e ci condividiamo tutte le idee del nostro cucinare, delle nostre fantasie.
Detto questo, ci vediamo alla prossima, fatemi sapere se vi sono piaciuti, a me piacciono tanto. Ovviamente vanno fatti raffreddare completamente, conservati in un barattolo anche di plastica, l'importante è che sia chiuso bene e durano anche un mese e mezzo se ci arrivano ovviamente. Sotto dove c'è scritto iscritto iscritto c'è una campanella, cliccate e attivate le notifiche, così vi arriva la notifica ogni volta che pubblico un video e non lo andate a perdere. Se vi interessa, così vi arriva la notifica e riuscite a vedere di cosa si tratta. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!